Ma come l'hanno scaina, una roba così? Il mio bimbo ha un carattere speciale, è un po' sociale, sta sempre zitto e poi niente a pallone. Mi sa giocare prestando come un mulo e con i miei amici. Non vuole parlare, sarà forse perché lo riempio di botte prima di andare a dormire. Quando avevo la sua età, io volevo diventare ingegnere e poi si sa come va. Il difficile è realizzare, lui mi succhia fuori tutte le risorse ed io lo devo sopportare di questo mostriciattolo senza colpa, non sono un genitore. Ho collaborato lui al testo. Io dopo un giorno di duro lavoro li voglio solo riposare e lui invece cerca in tutti i modi di attirare attenzione. Rompe i piatti e quando c'è la partita vuole cambiare canale. Non lo sopporto, non lo sopporto, non lo sopporto più. Quando non è a scuola sta tutto il giorno davanti al televisore. Se voglio avere un rapporto con lui per forza lo devo massacrare. Quell'idiota che fa il telefono azzurro mi va a chiamare, carabinieri in casa, vicini che ridono, foto sul giornale, violenza sui bambini, questi piccoli mostri ci rendono la vita impossibile. Violenza sui bambini, strangoliamoli di notte nei loro pannolini. Quanti piccoli esserini che ci vedono i giardini, mi han stancato quei bambini con i loro gridolini, sani belli riccioluti, crescerebbero paffuti. Interveniamo noi d'urgenza sui bambini con violenza prima che sia troppo tardi, dilaniamoli coi petardi, questi del loro sono i cuccioli, riduciamoli come truccioli, quelli storti, ciechi, sordi, arrostiamoli come tordi, quelli piccoli, i neonati, da noi verranno torturati. Quando dormono tranquilli, infilziamoli di spilli nelle culle e nei lettini, soffochiamoli coi cuscini, sostituite la poppata con un'energica legnata, con fidi omogenizzati, seppelliamoli nei prati. Violenza sui bambini, questi piccoli mostri ci rendono la vita impossibile. Violenza sui bambini, strangoliamoli di notte nei loro pannolini. Fantastica. Guarda, abbiamo fatto insieme. Ah, sì. È carino, da questa scaturata questa. Ma questa è nata nel suo negozio, ovviamente. Sì, 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 sì. Come mai? Ma perché quando lui stava spesso in negozio, si parla di anni e anni fa, io che abitavo vicino passavo spesso a trovarlo e lì insomma. Sì.